spregherò la luce qua. Ok, lì c'è roba. Ah, qua non c'è niente. Che te piglia, Daniel. Ecco, grazie Aku, ti stavo per dire... Sì, grazie Vix che ti stavo dicendo di fargli il... Per accendere candele e altre sorgenti di luce nell'ambiente. La quantità attuale di scatole contenenti gas carcerino è in uno stato di inventario. Ok. Sì, perfetto. Sì, mi ricordo che non bisogna stare troppo al buio. Quello me lo ricordo bene. Mi pare che non si può entrare qua, giusto? O era dopo? Mi ricordo, sto aperto. Qua c'è una nota. No. Non ricordo. Che cazzo è quel rumore? Daniel. C'è niente. Preso. Ok. Non c'è nulla. Aku, mannaggia, oh. Stasera mi fate cagare sotto sicuro, guarda. Già sto gioco mi mette molta pressione, come si suol dire. Ma di là quel cancello grande non si apriva? Non mi ricordo. Non mi ricordo che c'era... quel cancello, ma non mi ricordo se si poteva aprire. Ehi, vento bastardo. Qua non c'è niente. Devo seriamente entrare qua? Ok, naturalmente dalla cucina le lacrime stavano... È libero, ma...
Quegli insetti là non mi piacciono, mi ricordano una cosa brutta. Posso essere onesta, sì. Mi ricordano una cosa proprio brutta brutta. Aspetta che lo faccio andare alla luce, va. Non penso sia il caso che lo dico, Vix, farei spoiler. È bloccato il gioco? Oh! È bloccato il gioco, ragazzi, aspettate che lo riavvio, va. Abbasso la grafica. Eppure non ho nient'altro aperto. Può essere, a cupo succede. Allora. Beh, qua possiamo lasciare. Togliamo questa cosa. Aspettate, va, mi dice di riavviarlo. Sì, scusate stasera, ma... Come stai, Agu? Ok. Boh, non dovrebbe più farlo. Io chiudo la porta perché con quel bastardo... Niente. Come mal di denti? No, perché? Che ti è combinato? Attento quando trovi il buio. La tua sogna mentale diminuisce lentamente. Accendi le luci nell'ambiente utilizzando le scatole contenenti l'esca. L'acquerino per accendere altre sorti di luci. Oh! Ma come? Buono Daniel, buono. Ok. Come il mal di... Mannaggia Victe, guarda. È tremendo. Posso tornare indietro, non andare avanti?
Non... Vediamo se qua c'è qualcosa, no. C'è un foglio ma non c'è un cazzo. Chiudiamo tutto perché è meglio. Buono. Ah, la statuetta. La famosa statuetta. Non so di... porco diavolo. Non abbiamo luce, ho finito la... beh, guarda, io qua prendevo sempre sta statuetta le ultime volte. Ah, non ma fa manco piamo perché è incastrata. C'era questa e un'altra pure, mi ricordo. Là, il quaderno, c'è là. Oh, come ferma libro. Apri te, porco cane. Oh. Ma Dio. Ah, fanculo, va. Ho capito che non sa da fa. Magari c'era qualche luce dentro. Ecco, guarda qua. Via. Che palle, volevo fiamme la luce. Daniel, porco Giuda. Ah, fa che... No. Io non trovo più niente qua. Boh, basta, fanculo. Cosa si sta là? Bottiglie. Intanto prendiamo quella dell'olio che mi serve. Là. Non c'era pure qualcos'altro? No, ma cos'è qua? Tutto rotto. Ok, qua c'è una nota. Siete pronti? 19th of August 1839. I wish I could ask how much you remember. I don't know if there will be anything left after I consume this drink. Don't be afraid, Daniel. I can't tell you why, but know this. I choose to forget. Try to find comfort and strength in that fact. There is a purpose. You are my final effort to put things right. God willing, the name Alexander of Brandenburg still invokes bitter anger in you. If not, this will sound horrible. Go to the inner sanctum, find Alexander, and kill him. His body is old and weak, and yours, young and strong. He will be no match for you. One last thing. A shadow is following you. It's a living nightmare, breaking down reality. I have tried everything, and there is no way to fight back. You need to escape it as long as you can.
Redeem us both, Daniel. Descend into the darkness where Alexander waits and murder him. Your former self, Daniel. Okay. Ok, non c'era a farlo, lo sto facendo davvero, penso una reazione col pistolet. Ok. Alexander, is it inside the castle? In a manner of speaking. Come. Bring the lamp. You've been to the refinery, have you not? I don't believe I have. Is it connected to the... what did you call it? The inner sanctum. My most precious chamber, Daniel. And it lies well beyond the refinery. In fact, it lies beneath the very stone of Brennenburg. Okay. Sì, ne abbiamo 9 per adesso. Ma non c'è niente. Una specie di tessuto organico blocca la strada verso la raffineria, può essere sciolto. Ok, allora qua c'era qualche stanza dove andare, se non ricordo male. Ok. Non si muove. Chiuso. Archivi. L'hai bloccato. Adesso andrò qua. Non mi ricordo dov'è la stanza, forse è questa qua a destra. Laboratorio. Cantina.
E dobbiamo andare adesso. Sta musica non mi piace. No, però mi sa che ci bisogna venire dopo, però non so sicura. Se me bisogna andare prima in cantina, non so. Qua era laboratorio, vero? Ok. Ok, qua non si può andare. Qui non si può. Di là è archivi. Andiamo sugli archivi prima, va. Ho giocato un paio di anni fa sto gioco, quindi non ho molta memoria. Ok, gli archivi si può andare. Buono Daniel, buono che stiamo alla luce. Ok. Non c'è niente. May 1839. The unflinching African sun has continued to plague our expedition, making it impossible to dig until dusk. How Professor Herbert managed to find the location in these vast plains of nothingness remains a mystery to me. When I asked him about the tomb again, he told me about the legend of Tin Hanan, the mother of us all. An interesting story in its own right, but I can't help feeling there's more. Later that evening, we uncovered a passage beneath the dunes leading to a sand-covered stone structure. The professor was confident it was the tomb we sought and ordered the others to clear the way late into the dark, cold night. Tomorrow, I shall lead the men into the ancient structure, hoping to reach the burial chamber. No matter what the professor is keeping from me, the dig should yield something interesting to take back to London and the British Museum. Okay. Là c'è un'altra nota, ma io prima mi cerco. Ok. Cazzo succede? Stasera
Oppure non è neanche del caldo. Ah, raga. Perché fa così. Non so. Allora, aspettate che faccio una bella cosa. Ok. Provo a riavviarlo, vediamo un po'. Che palle però. Provo ad abbassare tutte le cose e vediamo un po'. Ok. Qua non c'era niente, giusto? 16th of May, later that evening, tomorrow I shall... Questo abbiamo letto prima. Thank you.
Ok, con questo documento offro la mia totale attenzione e servizio da Cliffhanger. Barone di questo contratto durerà per un totale di 3 anni, da quando sarò in libertà. Inoltre Alexander Barone raccomanda i miei servizi alla corte reale di Prussia e all'interno del rifugio dell'ordine dell'Aquila Nera. Che nessun uomo rompa questo sigillo, William, a caso di... Ok. Cos'era quel verso? Of May, okay. 1839. My hands tremble as I write. I feel a need to document my tribulation, for I fear that my memory will fail me if I linger. Today, I took some men and ventured into the dark, ancient passage we uncovered. Our torches burned faintly in the murky air as we slowly made our way underground. The men were superstitious and fearful. They argued loudly, and I felt their strange language getting to me. I mustered my strength and yelled at them to continue down the slopes and broken steps. The crudely carved passage confused me. It looked much older than the 4th century structure we had expected. The twisting path emerged into a great antechamber. The walls were lined with statues unlike any I'd ever seen. Despite their unearthly quality, I felt a strange familiarity toward them, which haunts me still. At the far end of the chamber, a great slab of stone sealed off whatever lay ahead. I gave the order to raise it, and as I pushed through the narrow space, the heavy stone suddenly dropped, sealing me inside. I was trapped. Okay. Pianoforte che suona solo, perfetto, perché io non sto suonando, quindi chi cacchio è che lo suona? E vaffanculo. Non c'è niente. Babù. No, la porta che conduce alla stanza di storia locale è bloccata, c'è un'altra entrata, trovo la chiave della cantina. Ok.
Quel verso lo conosco. Quel verso lo conosco, porca troia. Agufor. Mi spaventi. Sono già in ansia, ragazzi. Portate, fate i bravi, per favore. Guarda dove siamo venuti, non è qua il punto dove dobbiamo andare. Ho già l'ansia, ragazzi, fate i bravi, vi prego. Questo gioco a me mi è sempre piaciuto, ma ho sempre fatto brutti scherzi. No, 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 no. No, oh. Non fa lo stronzo. Sto sangue non è il mio. Mio non è, porco. Ciao Moschino, buonasera. It won't take long until things start falling apart. We're just buying time anyway. Let's do what we can. There isn't much to be done about the wars. We should reinforce weak structures. The ground will tremble and there's a risk everything will cave in on us. Especially in questo momento, questo gioco. Here, here and there. Let's get the servants working on it. Ok, questa è roba de loro due quando lavoravano insieme. Ancora sto pianoforte, porco. Basta, chi è che fa sti scherzi? Allora, questa. Oh, mi sono stufata con questi scherzi di merda. Porco diavolo. Io non ho toccato un cazzo. Posso confermare di non aver toccato un cazzo. Ok. Daniel! The 17th of May, 1839. After pounding the unforgiving stone wall for what seemed like an eternity, I realized it was hopeless. I was trapped. I fell to the ground, gasping for air, trying to focus. That's when I saw a faint blue shimmer. My weakened body was heavy to carry, but I managed to push myself toward the enchanting light. Okay. It was waiting for me. Enclosed in dark nothingness, I felt myself drawn to the mystic light. Faint glow escaped my fingers and began to spark brightly and spirit me away, unlocking alien memories of spiraling towers, endless deserts, and impossible geometry.
The next thing I can remember is the grating sound of stone being lifted, the voices of the Arabs pulling me to safety, and grasped firmly in my hands was the broken pieces of a most peculiar relic. Okay. Aspettiamo che si riprende. Ok. Sai che si spaccherà con qualcosa. Beh, il libro no. Mi sa questo. You have to be swift when you activate the first one. You hear that? If it stops, you'll have to start over. Isn't all this a bit excessive? You can never be too careful with that. Ok, promemoria. È una specie di meccanismo segreto nella porta per la stanza della storia locale. Ok. Ciao Spartan. Beh, raccogliamo tutto quello che trovo, poi... E porco Giuda. Sì, vabbò. Ok, un'altra regione ricca di fatti e credenze... immerso al fondo dei boschi della Prussia orientale, ora secoli si sono avvicinate storie sul piccolo villaggio, sul vicino castello di Vernburg, la tranquilla montagna ricoperta da foreste. Scusate. E i laghi sparsi e pittoresca come può essere, sebbene l'aria sia circondata dall'oscurità. Chiedete a una qualsiasi persona del posto e avrete prova della diffusa superstizione. Tutti i viaggiatori dovrebbero lasciarsi andare a tali conversazioni, che saranno di sicuro un divertimento emozionante. Tutti loro hanno le proprie variazioni sulle storie, ma ci sono dei temi che si rappresentano. Questa storia risale ai tempi della guerra dei 30 anni. Si narra che i soldati che abbandonarono il proprio dovere si presero nei boschi freddi e oscuri e furono condannati per sempre a vagabondare per le terre. I capi distrutti dalle loro anime corrotte si lasciarono sfigurati e privi di sostanza. Molti li hanno visti negli anni e li descrivono come degli orribili fantasmi. Si muovono silenziosamente nei boschi, evitano qualsiasi osservatore e vengono chiamati raccoglitori, che sembra che vogliono rubare creature viventi, ciò che rivela la loro presenza sono le loro vittime che sentono mentre si dimenano all'interno di sacchi di viuda, bagnate e trascinate dietro di loro. Qualche schema oscuro... Quale schema oscuro seguono? Non è la grippa, il famoso erudito visitò Altstad all'inizio del... Risiedette presso la locale del posto per 15 giorni perché cercava resti dei regni passati. Durante la sua permanenza tutti i membri della società lo seppero ed è menzionato in molti documenti dell'epoca. Un giorno uscì per fare ricerche in un rifugio nelle paure del nord Sinai, ma non fu visto mai più. Si sa che Enel morì a Grand Norber circa 10 anni dopo, non ha mai ammesso di aver visto il che vi farà chiedere cosa sia successo davvero, chi era l'uomo misterioso che ha avvistato il piccolo e tranquillo paese nei posti, cosa gli è successo.
Vive in una città reclusa con la sua famiglia nel suo castello vicino a... E come la maggior parte dei nobili di nascita, i pettegolezzi vengono ereditati insieme al titolo. No, non è chi l'ha visto, Spartan. La storia ci dice poco fino al momento in cui il castello fu distrutto da un incendio. Nel tardo secolo fu esclusivo di Alexander, un nobile proveniente dalle Nonia, che rivendicava il ruolo di protettore dello stato prussiano. Alexander aiutò la regione a prosperare e restò popolare per tutta la sua presunta vita. La famiglia è sempre stata riservata quando si trattava di lignaggio ed eredità. Per cui la nascita e la morte del clan e della sua stirpe non sono mai state documentate del tutto. Ciò ha nutrito l'idea che il barone sia in effetti l'unico e la stessa persona che arriva dall'Occidente più di 3 secoli fa. Ha vissuto durante l'occupazione e si è unito all'ordine dell'Aquila Nera insieme ai grandi capi di questa nazione. Ok. Cose che non ci ho capito molto, ma... soltanto che era un po' uno stronzo come... c'è un meccanismo, ok. Buoni, forse ho capito. Ok. Caminetto? Salute. Questa è la chiave che ci mancava. Via. Questo me lo ricordo. E anche bene, mi nascondo finché non se ne va a fanculo. Pezzo di merda. È un pezzo di merda di mostro. È un'ombra più che altro. Allora, i suoi studi compagni hanno già messo abbastanza in pericolo la mia ricerca con la loro gestione distratta dei recipienti umani. Recipienti umani. Ma che cazzo. L'orfista sta tenendo un occhio vigile sulla foresta, sta uccidendo i miei fedeli servitori. È solo una questione di tempo fino a quando seguiranno il sentiero verso Brandenburg. Devo rinchiudere William e i suoi uomini per evitare altre ricerche pubbliche. Quindi la cantina verrà chiusa fino a quando la questione verrà trattata. Neanche i uomini del re fuggiranno o moriranno di fame. Qualsiasi cosa accada, prima posso marcire per quello che mi riguarda. Forse gli darò del vino, in un certo senso dovrebbe risolvere entrambi i miei problemi. Vino. Che vino? Oh. Vino di che? Che vino. E la porta non l'ho aperta io. Tengo paura. Porco. È l'ombra.
Porco! Cabra! 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 Io mi devo andare là. Se ne sarà ito a fangulo. Dai ragazzi, mannaggia la puttana. No, no, quel verso non mi piace. Patti in culo a mammeta. Me ne vado. Basta, tutti e due no, porco dinci. Quelli sono i versi di entrambe le ombre. Au! Quei versi là, che avete appena sentito, sono di entrambi i mostri del gioco, perché ce ne sono ben due, non uno. Uno non basta, no, due. In realtà ce n'è anche un terzo, ma il terzo non c'è perché c'è soltanto con l'aggiunta del di un DLC. Porco Giuda. Allora, la chiave della cantina. Laboratorio, cantina, ok. Dunque. Ho la chiave della cantina, questo è il laboratorio, la cantina è qua, perfetto. Però c'era una stanza dove non siamo ancora andati. E penso dovremmo andare prima. Non siamo andati all'altra stanza. Quella di prima. Posso passare? No, allora, noi lì siamo andati prima, non si poteva, no. Porco Giuda. Ne sono rimasti solo tre, di sti cenerini. Che cazzo. Là è sbarrato. Ma non so cosa sia, però. No, non c'è neanche scritto, non te lo dice. Vabbè, non importa. Allora, laboratorio penso che ci si va dopo. Io andrò in cantina prima. Ok. Sì, però pure sti passi non è che sono tanto simpatici. Ok. Ok. Pino. Where did the tyrant go? Who cares? He left us enough wine to last us a lifetime. Or at least until tomorrow. Ok. Thank you.
non mi piace. Ok. Pescata volenti l'esca. Ok. Allora, un barattolo di calamino. Ah, ok, Vix, dai, tranquillo. Buon riposo, ci vediamo domani. Non ti preoccupare. Allora, io però di questi ne ho troppo pochi. Ah, perfetto. Grazie. Aspetta che sennò mi va fuori di testa. Ok. Mo? Non si leva. Cazzo. Allora. Puoi mettere sopra, c'è un martello. Ma il martello non so se mi... Fermi, Bonnie. Ok. Aspettate, ho capito come fare. Allora.
Ok. Perfetto. Allora, di là è una porta che non penso dovremmo andare a visitare per adesso. Porco Giuda. Allora, qua non c'è niente. Penso che la creatura sia andata via. Spero. Spero sia andata via. Ma che che cazzo è successo qua? Non mi piace questo aspetto, eh. Uno non ho più le scatoline. Avvelenati. Ragazzi, avvelenati mi sa. Porco Giuda. Ok. Ok, il mio nome è Will. Caso Gerico, queste sono le mie ultime parole, la mia confessione e il mio testamento. Due anni fa sono stato convocato al castello di Brandenburg, come la maggior parte dell'aristocrazia. Ero curioso di sapere cosa voleste da me questo ipotetico cavaliere dell'ordine e ho accettato l'invito. Il barone fu cordiale e mi fece una proposta. Mi resi conto che la novella del contratto era sordida e che il motivo per cui ero stato scelto era per le sciocchezze fatte in passato e non per gli onori che avevano ricevuto da quando ero un soldato. Ok, dovevo sequestrare persone sane per soddisfare i suoi capricci e farlo senza fare domande. In cambio avrebbe avvalorato il mio carattere davanti alla corte reale, facendo avanzare la mia posizione all'interno della società nobile. Mi piacerebbe affermare che ho lottato per questa decisione, ma è arrivata rapidamente e ho accettato incondizionatamente. Ciao Teo! Da quel giorno ho potuto trattare uomini, donne e bambini. Minchia, a Brandenburg, non ricordo il numero, ma erano molti, forse perfino un centinaio. Nessuno di loro è stato più visto o sentito. Sono andata al barone, ha invitato me e i miei uomini in cantina per scegliere. Festeggiare il nostro lavoro. Avevo i miei sospetti mentre scendevano le scale, ma ha insistito e si è unito a noi per una brindisi. Il vino era buono e i miei uomini bevevano senza limitazione. Così inizi la punizione per i nostri peccati. Il barone si è rinchiuso ed è ritornato sopra.
Perdonatemi per quello che ho fatto, ero debole, sono caduto nella sua trappola diabolica. I miei uomini stanno urlando, la loro pelle è stata provocata dalle loro stesse ossa gravigliate. Ma che cazzo? Sento il mio interiore rivoltarsi contro la loro natura. I miei occhi hanno iniziato a versare sangue e io non posso più. Ok. Da morire, guarda, una meraviglia. Una meraviglia. Non so neanche a spiegarti cos'è sta roba per terra, guarda. Robe brutte. Ok. Robe veramente brutte. Allora abbiamo fatto l'archivio. Abbiamo fatto la cantina. Ecco, posto. Allora, dobbiamo andare in laboratorio adesso, giusto? Ecco, guarda, non voglio rovinarti neanche la cena, Teo, lasciamo stare. Allora, adesso andiamo in laboratorio. Scusate, nel trambusto non ho capito se sono entrato nel laboratorio, perché mi sembra la stanza di prima. Sì, ok. Allora. Sì, qua siamo passati prima, ho detto che passavamo dopo, ok. Io sto rimanendo nella merda perché l'olio mi sta finendo. Daniel, abbi pietà di me. Là è sbarrato. Ok. Cazzo, non ci abbiamo i... Sti maledetti insetti qua, ragazzi. Ve lo devo sinceramente dire, non sono di buon auspicio. It's cold. It's so cold. Non voglio toccare. Fatti in culo.
Che magari arriva la creaturina maledetta. Allora io mi blocco il passaggio così si impara. Blocco tutto. Ok, la mancanza di un camino per far fuoriuscire bene i vapori dei miei esperimenti più recenti ha fatto sentire il proprio peso su molti dei miei ingredienti meno stabili che ho immagazzinati. Alcuni sembrano inalterati, ma molti sono stati rovinati dai vapori. È stato difficile recuperarli. Farò quello che posso e li sposterò in cantina. Ok. Olio. Qua non si può accenne. Ok, questo è il mio dolce tentativo di creazione di vite artificiali. Vite artificiali, ma che cazzo. I composti precedenti non avevano la potenza di cui ho bisogno, ma ho la sensazione di esserci quasi. La calamina e il sulfuro di arsenico sono stabili, la cuprite lega bene. Stavolta farò un tentativo con l'acqua reggia invece che con l'acqua forte, sperando che produca una soluzione più uniforme. L'esperimento è fallito, la soluzione è altamente acida e poco pratica da utilizzare se non come detergente. Il tessuto organico reagisce in modo molto violento, la soluzione deve essere trattata con la massima attenzione. Potrei utilizzare la ricetta, ma sto perdendo le speranze di trovare una soluzione alchemica per la mia situazione difficile. Cos'è? Un giorno ritornerò, se non fosse stato per il tuo pensiero, ma non sono riuscito ad andare avanti. Quando scopo di fare cose terribili, trovo conforto in te. Vabbè. Fin quando riesco a pensare a te e al desiderio di una vita insieme, so di essere migliore degli altri. Io piango per la loro brama al potere senza limiti, mentre io desidero solo un giudizio giusto e un ritorno sicuro. Ok, cos'è questa roba? Sì, decisamente. Quel suono non mi piace. Io ho bloccato il passaggio, per cui numero un po' cazzo. Lasciate perdere Sony. Ah, ok. Che cazzo è successo ora? Sì, ok, e l'altra qual è? L'acqua dovrebbe essere. E mo?
Io butto le bottiglie nell'acqua. Ma dov'è l'altro ingrediente? Scusate, eh. Non ci sto a capire. Perché qua non c'è niente. E quindi? Allora, scusate, perché... No. Voleva l'acqua... Non l'acqua forte, ma l'acqua... Regia. Però l'acqua... Sì, ma... Non sto capendo perché gli manca il... Sto pensando... Dove sarà quest'altra corrente? Non sto capendo dov'è quell'acquareggio. Questo è un problema. Ok. Le scale sono crollate. Trovo un modo per risalire. Perfetto. Meraviglioso. Le scale crollate è proprio il massimo. E mo? Fermi che se impazzisce. È stata a provare a spaventarmi. Ma mo il quarto... È il quarto Gotham, dove cazzo è? Ragazzi, ma l'acquareggio ora dove cazzo la prendiamo? Io non so dove cercarla.
Non mi ricordo dov'è. Oh, buoni. Qualcuno si ricorda dov'è? Dov'è? Siamo nella merda comunque, ve lo dico, siamo nella merda. Puttana. No. Era nella cantina. Forse, non so. Perché se nel vecchio note dice che alcune cose l'ha spostate lì. Però dover tornare qua. Acquareggio. Oh, porca troia. Oh, meno male. Allora, noi abbiamo visto qua e qua. Là c'è un'altra porta. Qua c'è un'altra porta, aspettate un attimo. Se un nemico è vicino sei fuori dalla sua vista, nasconditi nel buio. Porca troia.
Porca troia, Daniel. Che non se ne va ancora. È ancora lì. Minchia. Aspettate che se ne sta andando. Finché non va via la musica, lui è ancora qua. E non si sta stabilizzando lui però. Come facciamo? Come sono fottuta, mo come facciamo a farlo riprendere? Ciao Beduino, buonasera. Cazzo, non si riprende. Excuse me. Stai scaricando War. War cosa? Aspetta, così. Madonna, la sanità mentale non gli sale. Ma che cazzo. Fatti in culo, ti mostro. Ah, stai scrivendo Warframe, Beduino. Dai, guarda la luce, ripigliate. Ma come ci vuole qualcosa? Sì, ma l'acqua raggia quando, cazzo è? Mi serve l'acqua raggio, ragazzi, e non la trovo.
Carino. Allora, sta un po' più stabile, ma... Eccolo, porco Giuda. L'abbiamo trovata, mamma mia. Era questa che mancava, bastardo. Via, 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 via. Via, via. Beh, tu provalo, Bedui, poi vedi se ti piace. Ok, si è ripreso. Meno male. E adesso torniamo in laboratorio. Mamma Mao, mamma Mao. Torniamo a fare schifo. Beh, nanna Mestino, buonanotte. Adesso si è passato comunque come sempre. Alla prossima. Madonna, poi qua sentire. Ciao Mastino. Ah, mo io rimetto tutto qua. Riblocco tutto il passaggio. Quella bestia di Satana non ci viene qua. Se spera. Anzi, in realtà forse non riesce a passare. Quindi lo blocco se doveste venire qua. Beh, qua non ci viene adesso. No, fanculo. Che si fotta. Blocco tutto e s'arrangia. E vai, Aku. Mo gli blocco il passaggio e non ci viene. Se viene si incula. Bisogna prima accendere i bruciatori. Dove cazzo sta? I bruciatori. Oh. Ecco.
Beh, Sparta, non penso sia tanto buona, visto che è acido. Ora bevitela la cala. Ma che? È pieno di acido, ma volete sapere cosa significa bevere l'acido? Are war, mostro di merda. Acido, ragazzi, corrode, ma che cazzo. Me digerisci bene, sì, bruciamo tutto. Bene. Raffineria. Affanculo. E adesso pregate per me perché vedremo il mostro di faccia. Ecco appunto, Teo, diglielo un po' che fuggiamo anche per terra. E ora sudarella fredda per me, perché sto già di ricordarmi sta parte. Mo so cazzi. It sure is dark in here. Yes, and there's a good reason for it. But you can light the lamp now if you wish. What's the reason for the darkness, that is? Stay close. Be careful not to stray. What's the reason? Why is it so dark? Pay attention, Daniel. It's important that you keep going straight and make sure not to stray. Porca troia, dove è andato? La musica vuol dire che è qua, ragazzi. Devo aspettare che va via. Parta un po' di sì. È andata a fanculo? Questo è ancora qua, me sa.
porca puttana. Dipende da quella parte, non so dove è andato. Di solito non durano tanto sti mostri. Cioè, stanno qua il tempo che è, poi vanno via. Io ora non ricordo dove sia. Fanculo stronzo. Vabbò, allora. Ok. Ok, dai, Benvino. Grazie se passavo comunque. Fammi sapere poi come va col gioco. In caso ti do una mano. Since my last entry. After the event inside the underground chamber in Algeria, Professor Herbert insisted I return to England. He said he didn't want to risk forfeiting the entire expedition lest I took a turn for the worse. An excessive decision, in retrospect. But I'm glad it turned out that way. I found my journal this morning in the haphazard collection of things brought home from Africa. Next to it, lay the broken stone orb wrapped in cloth. I tried to assemble it, but couldn't. The pieces wouldn't fit together, as if they weren't from the same object. Could I have imagined it all? Was there ever a complete orb? Usa l'audare per aumentare la dolce per berlo. Allora, beh, questo non... Ok. Ok. La porta che conduce alla stanza sorella è bloccata, un'altra strada.
Allora, non possiamo andare. Di là ci sono dei barili. Ma mi sa che da dove siamo comunque venuti. Porca troia. Ragazzi, è qua. No. Porco. Non abbiamo luce. My journey to Africa. This must be something very important. I just know it. I've taken it upon myself to piece the orb back together, but it's been more difficult than one might think. The pieces are behaving strangely. They seem to change color, shape, and texture, but ever so slightly. Hey! I took careful measurements and notated any significant markings. Today, I confirmed my suspicions. They were changing. I was terrified and rushed off to see the finest geologist in London, Sir William Smith. I approached the subject with care and we discussed how rocks change form. He told me about the nature of glass, how it eventually collapses on itself, like ice slowly melting over the course of centuries. Smith eased my mind a bit. But I can't escape the feeling that these shards have otherworldly properties. Merda, 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 merda. Ha bisogno di luce. Mo dove prendiamo gli acciarini qua? Abbiamo poco olio.
Non so dove andare, ragazzi. Dovremmo passare di qua, mi sa, ma non... Se questa è tutta birra ce n'è parecchia, direi.
ci sono. Oh, Samus. È che sono da tutt'altra parte mentalmente. Sono in ansia, è diverso. Oh, porca puttana! No! No, questo no! No, ragazzi, voi non avete idea cosa significa adesso. È un mostro invisibile. Questo è peggio degli altri due mostri, ve lo assicuro. Questo è il peggiore di tutti. Questo mostro qua è il peggiore di tutti. E sto pezzo è terribile. Porco Giuda. È a tempo. Beh, aspetta che vedo un attimo. Forse no. Ok, invece sì. Porco Giuda. Ma bisogna capire qua dove devo andare. Astardo. Ecco, rendetevi conto. Allora, io adesso devo lanciare sto brobbio e correre ad aprire là. Ormai... Che tipo... Ok. Ecco, la porta è a manopola, porco Giuda.
dai, 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 dai. Porco cane. La porta è bloccata. Serratura. E mo dov'è sta serratura? Ago cavo. Ok. Porco cane. Battuto. Via, 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 via. Uff. No. Oh mio Dio. Via, 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 via. Porco Giuda! No! No, mi sono bloccata da sola. Quanto c'ho di salute? Allora. Là è chiuso? Lo cazzo se va. Bastardo. No, là è tappato, bisogna andare di qua allora. Qua a cagare. Via, 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 via. Spero sia finito sto merda. Mamma mia ragazzi. È assurdo sto gioco, è bello ma lo stesso tempo ansiogeno, non c'è poco da fare. Ok. È una fontana un po' strana però. Allora. Là c'è un ascensore. Mi sembra. Ehm.
Ok, qua sono altre porte. Stanza degli ospiti. Mo ci credo. Studio. Inner sanctum? It will definitely take care of the vertical part of our journey. So, you have ridden an elevator before? Yes, the Colosseum at Regent's Park has one. It takes you to the gallery where you can view the panorama. Good. This ride might be a little longer, and in the other direction. Spiegare il motore della metà dell'ascensore. Ok, sala macchine. Ah, lascia qualcosa. Perfetto. Qua voglio capire cosa c'è. Non me lo ricordo. Magazzino, ok. Dai. Gioca con l'acqua. Ok. Allora, sarebbe da capire poi come dove andare prima. Però beh, qua non c'è nient'altro da prendere. Questa musica sì, sono le altre che non sono rilassanti, Spartan. Allora, vabbè, io direi che per stasera faccio basta di stare in ansia. Ci mettiamo un po' in relax, va, perché ne ho bisogno. Ne ho bisogno, ragazzi.
Allora. No, questa no. Allora. Allora, io il gioco, così come avete ben capito, questo capitolo qua l'avevo già giocato. Sinceramente, quell'ansia che mi mette un po' a fatica, però. Allora. Tomus, allora, dopo domani ti rispondo per il discorso il discorso là di Telegram, che mi ha visto che mi hai risposto, dopo ti rispondo. Mamma mia ragazzi, spero vi siete resi un po' conto di com'è il gioco, del perché dicevo che era molto e mette un po' il cuore in gola, specialmente quel mostro nell'acqua che è terribile, è veramente terribile. Non so poi se avete capito che ci sono sti mostri che ci seguono e quindi da loro ci si possono nascondere, penso che l'abbiate capito, non si possono ammazzare. I creatori di questo gioco hanno fatto altri capitoli, io ho giocato questo che è il primo, ho giocato il secondo che c'è un mostro totalmente differente. Poi hanno fatto anche il terzo, che dovrebbe essere con una ragazza il personaggio. E forse quello che hanno fatto adesso è il quarto, di un soldato in mezzo alla guerra o una cosa del genere. Quegli ultimi due per esempio non l'ho giocati, non l'ho mai giocato ancora. Però questo qua è il secondo, sì. Solo che ve lo giuro, sì, avrete capito stasera che ho fatto veramente fatica la prima volta che l'ho finito. Ho fatto veramente fatica perché man mano che stiamo avanti poi è peggio. Più avanti sicuramente sarà anche un altro mostro, se non ricordo male, non lo so. Forse mi ricordo male io, non lo so. Non so se vi sia piaciuto il gioco. Spero di sì. Allora, personalmente preferisco i giochi dove si può sparare al mostro. Lo so Teo, ma questo qua è l'opposto a quello. Con questi mostri ti puoi solo nascondere. Normalmente ti nascondi negli armadi. Infatti, se avete visto, c'erano gli armadi che si potevano aprire e chiudere. Perché normalmente sul gioco ti nascondi là. Quando arriva. Vabbè, li sentite quando arrivano perché fanno vertigo. Avete capito che c'è un certo Alexander che ha fatto un po' di cose molto brutte, quindi per questo morirei peggio. In che senso, Spartan? No, difficilmente non li senti. No, poi c'è anche comunque il cambio della canzone quando girano. Vabbè, quello sicuro Teo, ci resti sì, se non se ti piazzi pure davanti. Ah, se cercate il gioco su YouTube trovate la gente, la playlist ci dovrebbe essere, forse anche più di una playlist. Di tanta gente che ha giocato a sto gioco, insieme anche un amico, e c'è l'amico che urla come un pazzo e loro ridono. C'è gente che sta spaventata su sto gioco.
Nel senso che anche io sono della serie che sparirei o andrei contro anche chi è invisibile. E beh, ma quello dell'acqua come fai? Te magna? No, comunque in totale dovrebbero essere 4 mostri forse. Perché uno mi ricordo sicuro che c'era che si metteva con DLC. Ma ci riporto qui al prossimo millennio. Bella, ragazzi, io mi è piaciuto giocarci la prima volta, ma mi ha messo un'angoscia allucinante. Posso dirvi Poi c'è stato qualche gioco che non vi è piaciuto, che vi ha spaventato particolarmente di horror. A parte quello di stasera che forse, non so, se qualcuno ha messo un po' d'agitazione. Come la vita reale? Vabbè, dai, partner. Vale, va bene, vale. E allora, allora, comunque ve lo dico sinceramente, stasera avete rischiato che mi ero addormentata. Io stasera, prima di venire in live, mi sono messa un po' sdraiata a letto, ve lo dico sinceramente. Ma mi ero messo un po' a chiacchierare così con Killer. Poi lui era già stanco, quindi ha perso sonno. Poco dopo però. E invece io mi stavo addormentando, poi lui mi fa: guardate, non addormentate che fra un po' devi fare live. Infatti ho guardato e ho detto: sì, non posso dormire, devo fare live dopo io. Allora mi sono alzata e sono venuta qua. Ma stavo rischiando di addormentarmi, ragazzi, stasera. Se non mi vedete più, sapete che mi ero preso un sonno. A me non particolarmente, tolto il jumpscare non mi fanno tanto effetto gli horror psicologici.
Ma dipende. Questo qua, per esempio, mi riesce a mettere abbastanza ansia. Ma dipende. Ecco, Outlast, state sicuri, non lo porterò mai, non riesco a giocarlo. Mi mette troppa tensione. Peggio anche di questo, quindi. Ciao darling, buonasera, come stai? Classic. Mannaggia. Mamma mia. Ma guarda, se era prima l'ora di cena il kebab me lo sarei preso volentieri, però adesso ormai è un po' tardi per il kebab. Vabbè, ci sta, se era tanto abbandonante ci sta. Ma va, darling. Mangiare è uno dei piaceri della vita, cacchio. No, io che vabbè, nel senso da un parecchio non ne mangio uno. Uno stress, come mai? Allora. Anche la piadina è buona comunque. Poi dipende. Come fai a perdonarmi? Ok, dai, non ho capito, dai. Allora, domani è giovedì. Sì, domani è giovedì. Domani vedrò se giochiamo o Blasphemous o porto un altro giochino. Domani vedrò quale portare dei due. Poi sabato pomeriggio, vabbè, siamo su con Warframe. E poi niente, ci vediamo al
la prossima settimana, ovviamente. Allora, fatemi pensare. Sì, no, niente, domani vi metterò l'annuncio in giornata, così vedremo cosa porto. Magari possiamo anche giocare a Fortnite, che lunedì non l'abbiamo portato. Sì, niente ragazzi, domani vi faccio sapere. Allora, salute, chi ha mangiato fagioli? Se non mangio altro le guardie male non fanno. Sono buoni i fagioli, sì. Poi ne mangiano parecchi però, cacchio, sempre a scureggiare, mannaggia, oh. Scherzo. Non ho capito quello che hai detto, le proteine, Teo. Non ti ho capito cosa vuoi dire. No, a me i ceci non mi piacciono, Spartan, invece. I ceci non mi piacciono. No. I ceci mi fanno proprio bleh. I ceci no per me. Acquareggiati o mi prendo il succo, decidete. Acqua? Facciamo acqua allora, dai. No, non lo so, quello Sparta non te lo posso confermare, deve scorreggere quei ceci, però a me non piacciono proprio. Tra l'altro c'ho anche uno snackino da mangiare, ma io stasera. Che nel tanto uscire di oggi di commissione abbiamo fatto di Achille, oggi siamo fermati a un bar dove fanno di quei cornetti, ragazzi, ma che sono buoni. Cornetto con cioccolato, latte normale e cioccolato bianco. Cornetto al pistacchio, cornetto... è tutto anche decorato, è sempre roba da mangiare. È là per me è il mio paradiso. Vabbè, siamo fermati là dopo tutti i giri da fare prima di tornare a casa. Mi sono preso un cornetto salato con salmone, lattuga e non mi ricordo cosa. E ce l'ho qua, che fra un po' ve lo dico già a fine live, me lo mangio sicuro. No, diceva Spartan della kebab che faceva meglio con la pasta, ma se non mangia tanto almeno sei preso due proteine. Ah beh, quello sì, Teo, ora ho capito. Mi stai rimettendo fame, tra l'altro. Per quello che ho appena detto.
Ce l'ho qua, tiro fuori della... Ce l'ho qua la busta. Aspetta. Io non scherzo, ragazzi, io non scherzo. Io dico quello che penso. Ora mi faccio mandare a fanculo da voi, aspettate. Eccolo qua, col salmone, a tuga. Ah, che bello. Ecco. Ora vi ho dato la prova. No, ne abbiamo presi due poi tra l'altro, però uno l'ho lasciato da killer che se lo porta al lavoro domani. E l'altro molto peso per me. Allora, misterio mette fame. Oh Teo, ti odio, Aku. Oh, che vedevo dire? Ah, fame è fame, che vedevo dire? Non ho resistito a non comprarmeli, scusate. Allora, se vi faccio vedere uno dei loro cornetti che fanno loro, me mandavate peggio, devo affanculo. Che come ho detto prima, c'era la cioccolata, c'è al pistacchio, c'è belli farciti, tutta la cremina che esce in un bel cappuccino, col caffettino. Allora, mi avete fatto venire fame, vado a farmi una pizza. Beh, pure la pizza è buona, però. Zeomus. Fortuna che io ho qualcosa in forno, Che c'hai in forno, Deo? Che c'hai in forno? Manco io. Vado a fanculo, Spartan, a posto. Manager Gremlin. Mi si eccita il stomaco. Oh, ragazzi, ma guardate, tanto stasera se mi mandano a fanculo, per me è un vaffanculo in più, sinceramente. Già c'ho killer che mi ci manda quando faccio gli scherzi, che gli dico, vedi, io posso permettere di mangiare qualsiasi cosa e non ingrasso, se chi può, chi non può, gli faccio, mi fa, vedi, andiamo a vaffanculo, Dai, parliamo di mangiare stasera. Stasera mi sa che finiamo, che chiudo la live e andiamo tutti a mangiare qualcosa, come minimo. Sicuro, forse più di una, non lo so. Torta con biscotti al cioccolato, di sto passo me ne zanco mezza, mi sa. I biscotti cosa sono, Spa? Biscotto killer incazzato, bravo Spartan, hai capito? Mo sto dormendo sicuro. La sera era stanca. E quella toscana è ripiena. Ok, non l'ho presente, ma deduco che è buona. Comunque ragazzi, vado un attimo a fare pipì, vado a pisciò e arrivo. Torno subito. Arrivo,
Rieccomi. Allora, cosa avete scritto? Io qua c'ho ancora dei dolci pure. Stasera me ci mandate, guarda. Allora, i biscotti sarebbero i riccioli sui bordi, che a me non sono venuti, ma vabbè, almeno mi pare che non tornò. Io sto tornando, guarda. Beh, dai, comunque deve essere buona la torta, Teo. Che paura, carte dopo il cuore, che paura come una tigre. Questo è il mio pigiama invernale. È buono, è buono. No. Finiamo tutti a mangiare stasera. Ma comunque vorrei provare pure a portare Valorant sinceramente in live, visto che l'ho scaricato. Va bene. Mi viene una domanda spontanea, però. Allora, perché ho soltanto parlato di avere da mangiare, mi ha fatto venire fame. Allora, se io mi mettessi un giorno a fare live che cucino, cosa dite? No. Allora, non mi dispiacerebbe fare una live del genere, il problema è che al momento non è possibile farla, perché non abito da sola, quindi non ho una mia cucina, ecco. Sì, servirebbe avere una cucina propria. Mettiamola così, al momento non c'è la cucina. E quindi, ragazzi, anche volendo non ho la possibilità. Però stavo sinceramente valutando che una volta che magari sono riuscito a prendere la patente per la moto, che
Potremmo fare qualche live in cui magari mentre sono alla guida, magari sono ferma da qualche parte con la moto, una festa, non so. Ora dovrò anche cambiare telefono, quindi ci avevo pensato anche l'altra volta, sinceramente, poco tempo fa. Solo che non ve l'avevo ancora detto, mi sa, quest'idea di una live mentre sono in moto, magari. Non so poi se potrebbe piacervi l'idea. Ovviamente. Allora, quanto posso spiegare, Teo? Cioè, magari mentre stai guidando in moto, ora non dico magari quando dici vado a fare una commissione, quindi faccio la live perché... Come te lo spiego? Magari organizzare dei giri di un certo tipo, che magari vai fino in montagna, magari vai a vedere un lago che sta, che ne so, da qualche parte, forse anche un'ora di strada, per dire. E mentre guidi, non so, riprendi davanti a te o... sarebbe da capire un attimo. Sì, tipo la dashcam, esatto. Dovrò vedere un attimo nel caso come fare funzionare la cosa. Ovviamente per adesso è un'idea, poi bisognerà vedere nel momento che sia fattibile la cosa, ecco. Va bene ragazzi, io penso di staccare. Ci vediamo domani. Vi ringrazio a tutti per aver partecipato alla mia ansia di stasera con l'horror, vabbè, di essere stati con me in compagnia, tra chiacchiere e via dicendo. Vi ringrazio per tutto, come sempre, e vi auguro una buona notte. Vediamo un po' se qualcuno possiamo far ride stasera, perché non lo so. Aspettate che devo capirmi adesso. Allora, stasera non c'è nessuno
Beh, tanto è il tempo tra patente e cambio di stagione. Beh, sì, te quello sicuramente. Ho tempo a sufficienza, dai, anche più. E vabbè, ragazzi, dai. Vi ringrazio a tutti, vi do la buonanotte. Grazie a tutti per tutto, come sempre. E a domani, ragazzi. Buonanotte a tutti. E una buona serata per chi invece sarà ancora sveglio. Ciao, ragazzi. Ciao Teo, ciao Spartan, ciao Sombus, ciao a tutti ragazzi, buonanotte. Ciao anche ad Aku. Ciao a tutti ragazzi. E anche io Teo vado a mangiare. Ciao ragazzi.